Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario Luigi Superstar Saga. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con la nostra entrata qui nel bosco ghigno. Allora, di qua è chiuso, di qua è chiuso, perfetto. Dobbiamo andare a parlare col Barbalbero. Ciao, io sono Vighigno, l'albero protettore di questo bosco. Più avanti vi è il grande albero, la vigna ridolina madre. Si può proseguire solo trovando i tre frutti della bacca ridolina. Bacca ridolina bianca. Bacca ridolina rossa. Bacca ridolina rosé. Quando avrete trovato i tre frutti della bacca ridolina, tornate qui e vi farò passare. Tuf tuf. Tuf tuf. Destra o sinistra prima? Allora. Testa, andiamo a sinistra. Croce, andiamo a destra. Alexa, lancia una moneta. Lanciata. È testa. Testa, quindi a sinistra. Uno e due. Allora, vediamo la mappa. Di qua si torna indietro. Poi da lì invece dobbiamo fare il giro. Va bene. Allora, allora, allora. Ah, speravo di riuscire a saltargli in testa. No. Questo. Uno. Due. Tre. Perfetto. Ti attacco! Aia! Ti attacco! Tipo timido. Ah, si chiama proprio tipo timido. Pensavo tipo timido tribale, qualcosa del genere. Uno, due, tre. Perfetto. Poi. Uno, due, tre. Perfetto. Niente, non si vogliono evolvere questi attacchi, Allora, sciroppo? No, un ricostituente. Speravo di saltargli in testa. Che palle. Allora. Uno. Due. Tre. Niente. Niente. Ah, ha chiamato aiuto. Vabbè. Sono punti esperienza extra. Uccidere più nemici, Uno. Due. Tre. Niente, peccato. Ci ho sperato. Ecco fatto. Ehi, arrivo. Ti attacco. Che palle però. Cerchiamo di farla più breve questa cosa, Mi raccomando, non chiamare nessun altro tu, Tra l'altro, se vi chiedete perché usavo il martello 75, non male. Se vi chiedete perché usavo il martello invece di usare, aspetta, invece di usare il salto, è perché con le lance ti fanno male. Niente più, niente meno. Allora, siccome non ho ricaricato Mario, dobbiamo per forza fare così. No. Ecco fatto. Tizio d'oro, ovviamente. Ah, strano. Puff. Ecco fatto. Bravo Luigi. Lì però ne ho viste due. Ecco appunto, stavo dicendo, ne ho viste due. Dammi un attimo. Uno e due. Preso da dietro l'albero. Puff. Allora. Uno. Due. Io spero sempre di ucciderlo con un colpo. Cioè, di ucciderlo solo con un colpo. Ma non ce la faccio mai. Verso Luigi. Vai Mario. Uno. Due. Preso. Nah. Spero sempre che sia il tizio d'oro. Ma perché ovviamente ci dà più punti esperienza e più punti anche di soldi. Più punti di soldi, più soldi e basta, volevo dire. Ok, occupiamoci dell'altro Goomba selvatico, anche se Goomba direi proprio di no, piuttosto veramente direi castagna. Ma Goomba no, cioè non è un Goomba quello. È un fagiolotto. Uno. Due, tre, perfetto. Niente, non le facciamo evolvere oggi ste mosse, Uno, due, tre. Niente, non vogliono proprio evolversi oggi. E io continuo a sperare di salire di livello ogni volta che uccidiamo un nemico. Di qua, allora, di qua si va. Allora, partiamo da un presupposto. Come l'ho fatto a mancare col martello? Però,
dettagli. Uno, due, preso. Ti attacco! Attacco anche te! Allora, vai di questo. Uno, due, tre. Perfetto. A livello di danni comunque, te lo dico, siamo messi bene. Niente, non le evolviamo oggi le mosse, eh? Il gioco non c'ha proprio voglia. Ok, tu sei da eliminare subito. Ti attacco! Aia! Speravo proprio di evitare di scivolare, però. Ecco fatto. Pa-pa-ra-pam. E vai, saliti di livello. Livello 16. Allora, io punterei un po' i punti fratelli. Però vedo degli uno. Per adesso saltiamolo. I baffi. 4, 4, 4, 4. Yes! Perfetto, anche Luigi. Livello 16, bravo Luigi. Vediamo, 40 di punti vita. Vediamo se a lui c'è un 1 ai punti fratelli. 4. Sempre meglio di 1. Ricordatevi sempre queste parole. Qualsiasi numero è meglio di 1. Di qua, scusami. Ma c'è un errore di prospettiva, ma dai. Allora, spin. No. Ok, sciroppo. Dov'è che siamo? Ok, qua si torna indietro. Da questa parte si torna indietro. Grotta della Bacca Ridolina Rosé. Facciamo che ci veniamo dopo. Prima andiamo da questo lato. Andiamo di qua. Ciao, sono la nipote del grande Vindigno. Questa è la mia stanza e, se me lo consentite, come osate entrare nella stanza di una ragazza? Ma dal momento che siete qui, vi rivelerò un segreto. Ma dai, chi l'avrebbe mai visto? L'avete notati quei posti che sono fatti così? Lì ci sono dei fagioli, ma sono sepolti nel terreno. Se chi è verde scava per terra, il fagiolo salterà fuori dal suo nascondiglio. Qui sono nascosti un totale di 5 fagioli. Trovateli tutti e 5 e io aprirò la porta più avanti. Niente di più facile. Anzi, mi fai anche un favore. Uno, due, tre, quattro e infine di qua. No, più avanti, 5. Ecco fatto, trovati tutti. Li avete trovati tutti e 5, molto bene, molto bravi. Se trovate questi segni per terra, scavate immediatamente. Anche senza la X, eh? E ora me ne vado. Ciao. Buonanotte. Questa ragazzina qui, la nipote, serve solo per dirti questa cosa. Poi scompare. Allora, di qua non si fa ritorno, ma guarda un po', c'è la Bacca Ridolina Rossa. Oh, Mario, colpiamolo. Uno, due, tre. Allora, fermi tutti. C'è nulla qua prima che io vada avanti? Sì, c'è uno di questi. Allora, un po' stretto, Però, ecco fatto. Allora, diamoci un secondo. Come siamo messi? Uno, due e un fungo a testa. No, Luigi non serve. Ok, vai Mario là dentro. Mamma mia! Ma sono incazzato! Come lo usate? Ecco, questa è una boss fight un filo particolare. Mi sono dimenticato. A proposito di particolare, era esattamente quello che non dovevo fare. Colpigli la faccia. Ecco. Colpire la faccia è l'unica cosa che dovete evitare. Ah, non faccio mai in tempo. 2, 3. Ce ne manca solo uno e il brucore triste. Preso in pieno. No, ma dai. Che palle. Speravo proprio di non prendere la faccia io. Che nervoso. Ecco qua. No. Ecco qua, ne manca solo uno. Ah, meglio, ascolta, meglio così perché, visto che ne mancava uno, avremo sicuramente
preso uno di quelli gialli. Ecco fatto. Allora, Luigi, attacco. No! Preso l'unico sbagliato. Madonna mia. Me ne vado. Ecco qua. Bacca ridolina rossa. Vieni, Luigi. Dobbiamo proseguire. E ora che abbiamo ottenuto quella rossa, possiamo andare di qua. Andiamo a prendere quella rosé. Allora, cosa abbiamo qui? Uno sciroppo, un altro fungo e un po' di dindini che fanno sempre comodo. Fa sempre comodo dell'altro denaro. Vediamo dove si nasconde la bacca. Ah, qua sopra, Allora, vediamo un attimo. Non ci sono segni per terra, c'era solo un fungo. Oh, aspetta. Luigi. Bravo. Vediamo cosa c'è. Un po' di altri soldi. Eravamo a 688, siamo a 696. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo, Luigi. Vieni, Luigi. Allora, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, A, B, A, B, A, B. Forza, Luigi. Vai col gioco di gambe. Siamo arrivati? Credo. Jumping! Proprio di sì. Bacca ridolina rosé. Però prima di proseguire, aspetta. Altri soldi. Qua invece c'è uno sciroppo. No, c'era un fungo, peccato. C'ero quasi. Torniamo di là. Ecco, fatto, semplice. E guarda un po' dove siamo. Proprio qui. Andiamo di qua a destra. Ecco, fatto. Vediamo, nemici. Niente? Ah, ecco, appunto. Allora, vieni qui. Preso. Occhi tocchi. Allora, beccati questo. Che contro il boss vorrei avere... bello lui. 1, 2, 3. Che contro il boss vorrei già avere le mosse evolute. 1, 2, 3. Niente? Non mi date soddisfazione oggi, Luigi? Niente. Tessera, spinari di fagiolo e un fungo. Ero qua, lui era qua. Ok, proseguiamo. 1, 2. Oh, finalmente. Bravo, Mario. Ho tutto detto. Oh yeah. Bravo. 1, 2, 3. Niente. Ecco, fatto. Vabbè, proseguiamo. Allora, qua ho sbagliato io, ma il concetto è molto semplice. 1, 2, 3. Niente, Luigi no. Aia. Allora, il concetto è molto semplice. Rimpicciolisci, salta. Ecco fa. Tizio d'oro. 1, 2, 3. Niente. Le tessere spina mi interessano non perché alla fine le utilizziamo, ma anche perché si possono vendere a dei buoni prezzi, quindi. 1, 2. Vai, Luigi. Allora, vorrei provare a lanciarlo contro qua, ma non mi ricordo, mi sa che... Ah no, invece non prende danno. Aia. Mi ricordavo male. Mi ricordavo un'altra mossa, allora. 1 e... Uccidilo anche tu. Io mi ricordavo che la mossa di Luigi faceva prendere danno a Mario, invece mi sbagliavo. Prendiamo il fagiolo. Vediamo altri nemici nella zona. Ecco. Vabbè, la fortuna di essere colpiti come Mario, che puoi essere subito sistemato perché sei il primo ad attaccare. Ti attacco! Ti attacco anch'io!
Anche io. Ecco appunto. Allora, no. Uno, due, tre. Niente, Mario. Cioè, Luigi oggi niente soddisfazioni. Niente. Sto attacco del cavolo, non riesco mai a prendere col tempismo giusto. Niente. Nessuna soddisfazione oggi per Luigi. Qua sotto si prosegue, ma anche qua sopra. Iniziamo allora da sopra. Vediamo, rocce. Cosa si nasconde sotto le rocce? Ma guarda un po' delle X. Ok, mi sembrava che là sopra ci fosse qualcosa. Allora, Luigi. No, tocca a te. Uno. A quanto siamo quei fagioli rossi, tra l'altro? Dovrei controllare. Due. E tre. Perfetto. Siamo a 70 verdi e 22 rossi. Non male. Proseguiamo di sotto. Eccoci arrivati. Vediamo cosa c'è qui. Ok, qua, se non ricordo male, poesia numero 3. Ecco, appunto. Se due sono remoti, premendo solo start, le loro anime sono una. Certo. Allora, ecco qui. Entra Mario. Tu invece di qua, Luigi. Allora, uno. Due. No. Scambiamo di nuovo. Tre. Lì tra l'altro dobbiamo tornarci perché c'è una X. Dov'è? Ah, giusto. Stavo dicendo, dov'è? Andiamo con Mario a prenderlo. Rimettimi grande. Allora, no. Oh, la precisione. Madonna mia, Luigi. Ecco fatto. Vai di qua. Cosa abbiamo? Questo. In teoria è... Oh no. Mario, corri. Corri, Mario. Dobbiamo muoverci. Hai solo 5 secondi. Corri. Uff, preso. Che culo. Ecco fatto. Basta? Ah no, questo serviva per riaprire nel caso non ce la facevi, meno male. Allora, aspetta un secondo. Ah beh, certo, che scemo. Di là non potevamo passare perché giustamente ci passa Mario. Bene, abbiamo tutte quante le bacche. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito. Come al solito, se avete seguito, se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.